C'era una volta una navicella spaziale chiamata Rosetta che fu lanciata una notte verso il cielo. Doveva affrontare un lunghissimo viaggio per scoprire i misteri del nostro sistema solare. Rosetta portava con sé un piccolo passeggero, il lander Philae. C'erano voluti tanti anni per preparare quella missione e alla fine, il 2 marzo 2004, Rosetta partì verso la lontanissima cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. L'avventura di Rosetta e Philae prendeva spunto dalle storie che avevano sentito raccontare dal nonno Giotto. Tanto, tanto tempo fa, gli uomini e le donne sulla Terra guardavano meravigliati le comete che apparivano nel cielo. Cos'erano questi oggetti misteriosi? Alcuni pensavano che potessero essere il risultato della Terra che respira verso il cielo, ma nessuno lo sapeva per certo. Fino a quando un astronomo danese chiamato Tycho Brahe scoprì che le comete sono molto lontane, molto, molto più lontane dalla Terra rispetto alla Luna. Come facciamo a sapere di più su questi oggetti lontani? Provando ad andare più vicino. Avvicinarsi a una cometa era esattamente ciò che Rosetta e Philae avrebbero fatto, ma prima di raggiungere la loro meta c'era tanto da studiare. Così ascoltavano affascinati i racconti di Giotto sulle sonde spaziali che avevano visitato altre comete prima di loro. Io sono stata una delle navicelle fortunate a volare molto vicino alla cometa più famosa, la cometa di Halley. La cometa di Halley è molto speciale. Prende il nome dallo scienziato Edmond Halley, che ha scoperto che molte comete tornano regolarmente nel nostro cielo. Lui predisse che una di quelle comete sarebbe tornata dopo 76 anni. E lo ha fatto! Più e più volte la cometa di Halley è tornata, ogni volta in perfetto orario. L'ultima volta, nel 1986, io ero lì. Insieme ad un gruppo di amici provenienti da tanti altri paesi, partimmo per accogliere questa leggendaria cometa. Io ero il più coraggioso di tutti e volai a meno di 600 chilometri dal nucleo della cometa. Era un luogo ostile, ma la vista era incredibile e ho mandato le foto a casa. Molti altri veicoli spaziali sono andati alla ricerca di comete dopo di noi, come vostro cugino Stardust, che ha volato verso la cometa 81P Wild, ha raccolto le particelle di polvere dalla sua coda lucente e le mandò a casa per essere studiate. O una delle vostre altre cugine, Deep Impact, che ha fatto un cratere nella cometa 9P Temple per vedere cosa ci fosse sotto la superficie. Stardust ha volato su questa cometa qualche anno dopo per guardare questo famoso cratere. Abbiamo imparato molto sulle comete, ma c'è ancora molto da scoprire. Le comete nascondono tanti segreti sui primi giorni del nostro sistema solare. Come si sono formati i pianeti? Come è arrivata l'acqua sulla Terra? E voi, Rosetta e Philae, andrete a scoprire questo facendo quello che nessuna sonda spaziale ha mai tentato. Orbitare intorno a una cometa e atterrare sulla sua superficie. Rosetta e Philae si apprestavano a compiere una missione storica, ma il viaggio sarebbe stato lunghissimo. Ci sarebbero voluti 10 anni e avrebbero dovuto superare molte difficoltà prima di giungere a destinazione. Rosetta aveva bisogno di tanta energia per arrivare alla cometa e ne prese un po' dalla Terra e da Marte, passandoci vicino e ammirando il bellissimo panorama. Lungo la strada, lei e Philae visitarono anche dei posti in cui nessuna navicella era mai stata. Rosetta trovò un oggetto a forma di diamante, l'asteroide Steins, di cui scattò foto straordinarie da mostrare a tutti sulla Terra. Il diamante sparì mentre Rosetta proseguì il viaggio. Più avanti incontrò un vero e proprio gigante. Era Lutezia, un'antica roccia alta 100 km e larga altrettanto, con grossi crateri sulla superficie. Anche questa volta Rosetta mandò a casa le foto dell'incredibile incontro. E questo era solo l'inizio dell'avventura.
ma lontano dall'energia del sole, Rosetta era molto stanca e aveva bisogno di riposare. Continuando a viaggiare nello spazio, lei e Philae caddero in un sonno profondo, un sonno che durò per 2 anni, 7 mesi e 12 giorni. Il 20 gennaio 2014, con l'aiuto di tutte le persone che dalla Terra le gridavano «Svegliati, Rosetta!», lei aprì gli occhi e fece sapere a tutti che stava bene. Ci furono grandi festeggiamenti e la squadra di Rosetta si mise subito al lavoro, controllando la sua salute dopo un lungo sonno. C'era ancora tanta strada da percorrere per raggiungere la cometa, ma Rosetta aveva un sacco da fare, non c'era tempo da perdere. Tutti gli esperimenti che sono stati installati a bordo dovevano essere messi in funzione insieme al lander Philae. C'era ancora un bel po' di strada prima di poter raggiungere la cometa e Philae era particolarmente impaziente di arrivare. Rosetta, siamo già arrivati? Siamo arrivati? Quando sarebbero arrivati alla cometa, avrebbero scoperto tutto riguardo la sua superficie e la polvere e gas intorno ad essa. E gli scienziati a casa avrebbero messo insieme tutti questi pezzi come un puzzle per capire come funzionano le comete. Siamo arrivati! Siamo arrivati! Ma ci voleva ancora qualche mese per raggiungere la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. In poco tempo Rosetta riuscì a vedere la cometa in lontananza. Si avvicinava sempre di più, ma c'erano ancora molte sfide da affrontare. Il percorso verso la cometa era complicato e Rosetta avrebbe dovuto effettuare alcune manovre difficili. Doveva cambiare la sua velocità per adattarla a quella della cometa, altrimenti sarebbe volata oltre. Un passo sbagliato e avrebbe potuto non farcela. C'erano 10 manovre da eseguire, ma Rosetta era determinata. Le eseguì tutte, una dopo l'altra, mentre la cometa si avvicinava sempre di più. Era lo spettacolo più bello che Rosetta avesse mai visto. A quel punto il traguardo era vicino, ma Rosetta sapeva che, una volta arrivata, non ci sarebbe stato tempo per riposare. Rosetta e Philae avevano di fronte l'impresa più importante della loro vita. L'entusiasmante missione di Rosetta era di seguire la cometa lungo il suo percorso intorno al Sole per scoprire i suoi segreti e osservare come essa sarebbe cambiata con l'aumento del calore. Philae, invece, avrebbe visitato la sua superficie. Ma a mano che si avvicinava, Rosetta notò che la cometa era molto più complessa di quanto si potesse pensare osservandola da lontano con i telescopi. Sembrava quasi che non fosse una cometa, ma 2 comete attaccate l'una all'altra e sotto certi angoli aveva una forma davvero strana. Erano i primi di agosto e Rosetta dovette fare parecchie manovre per arrivare vicino alla cometa. E quanto più si avvicinava a quello strano mondo, tante più meraviglie scopriva sulla sua superficie. C'erano crateri, dirupi e massi grandi quanto una casa. Rosetta trascorse molte settimane a studiare la superficie della cometa, inviando tanti dati sulla Terra. Iniziò anche ad analizzare la polvere e il gas intorno alla cometa. Ma c'era sempre una domanda che la tormentava. Dove sarebbe atterrato Philae? Nessuna sonda spaziale prima di loro aveva mai provato a toccare il suolo di una cometa. Philae cominciò a scegliere i suoi posti preferiti sulla cometa, ma Rosetta doveva prima sentire il parere degli esperti a casa. Gli esperti valutarono tutte le opzioni e alla fine individuarono il posto migliore per l'atterraggio di Philae. A quel punto Rosetta dovette pianificare la sua traiettoria intorno alla cometa per essere sicura che Philae sarebbe atterrato nel posto giusto. Presto arrivò anche il momento per Philae di fare gli ultimi preparativi per la sua grande avventura. Controllò di avere tutto ciò che gli sarebbe servito per atterrare sulla cometa. Finalmente arrivò il grande momento che tutti attendevano. Il 12 novembre 2014, mentre il mondo stava col fiato sospeso, Rosetta si spostò esattamente nella posizione calcolata perché Philae potesse raggiungere il punto prescelto per l'atterraggio. Philae e Rosetta erano tristi di doversi separare, ma erano anche emozionati perché quello era il momento che avevano tanto aspettato. E Philae partì.
ci sarebbero volute 7 ore per raggiungere la superficie, ma Filè voleva iniziare subito a prendere le sue misure. Dopo poco iniziò a vedere la superficie in dettaglio e il momento che aveva tanto sognato era finalmente arrivato. Aveva raggiunto la superficie della cometa. Ma durante l'atterraggio qualcosa non aveva funzionato. Gli arpioni non erano scattati. Filè capì che non poteva ancora rilassarsi. Si stava allontanando dalla superficie. Filè aveva paura che avrebbe potuto mancare la cometa del tutto. Questo non era previsto. Ma alla fine riuscì ad atterrare di nuovo. Tuttavia, appena iniziò a guardarsi intorno, si accorse di essere atterrato in un posto completamente inaspettato. Filè si mise subito al lavoro, analizzando la sua nuova casa. Impiegò poco più di 2 giorni per effettuare tutti gli esperimenti che aveva portato con sé. Dopo tutto questo lavoro, Filè cominciò a sentirsi stanco e verificò di aver inviato a Rosetta tutti i dati che aveva raccolto. Mentre il sole tramontava sulla sua nuova casa, Filè cadde in un sonno profondo, con la certezza di aver fatto bene il suo lavoro e che la sua famiglia di cacciatori di comete sarebbe stata fiera di lui. Chissà, forse un giorno sarebbe arrivata abbastanza luce dal sole per svegliarlo. Nel frattempo, Rosetta continuava a studiare la cometa, imparando cose nuove e meravigliose, mentre la seguiva nel suo viaggio nel Sistema Solare. La cometa misurava 4 km di diametro e dalla forza gravitazionale che Rosetta sentiva, riuscì a calcolare la massa della cometa. 10 miliardi di tonnellate! Anche se la cometa sembrava una roccia gigante, era fatta di qualcosa di molto più leggero, tanto che sarebbe galleggiata sull'acqua. Rosetta raccolse dei campioni di gas e polvere sparsi dalla cometa nello spazio per studiare la sua composizione e sapere in che parte del Sistema Solare fosse nata. Una delle domande più importanti che incuriosiva gli scienziati a casa era questa: da dove proveniva l'acqua della Terra? È possibile che l'abbiano portata comete e asteroidi miliardi di anni fa? Rosetta fu sorpresa di scoprire che il flusso di vapore acqueo che scaturiva dalla sua cometa aveva un sapore diverso da quello degli oceani sulla Terra. Gli scienziati si chiedevano che cosa potesse significare per le loro teorie sull'evoluzione del Sistema Solare. C'erano molti altri tipi di gas. La cometa aveva un odore simile ad una strana miscela di uova marce, stalle e marzapane. Rosetta aveva anche raccolto migliaia e migliaia di granelli di polvere di piccole e grandi dimensioni. Alcuni di loro sembravano molto soffici, come la testa di un dente di leone. Mentre i giorni e le settimane passavano, la cometa sembrava sempre più spettacolare. Rosetta le si avvicinò un po' di più per guardarla meglio, ma si trovò circondata da un sacco di polvere. Anche se non era tanto pericoloso quanto lo era stato per il nonno Giotto, che molti anni fa volò vicino alla cometa di Halley ad alta velocità, Rosetta si disorientò e quasi perse la strada, così decise di continuare il suo lavoro da una distanza di sicurezza. Rosetta cominciò a vedere cambiamenti sulla superficie della cometa mentre si avvicinavano al sole. Avvistò oggetti di polvere che uscivano dai pozzi e chiazze di ghiaccio che prima erano nascoste. Anche se la cometa stava diventando più attiva, la sua superficie era ancora piuttosto fredda. Rosetta misurò temperature intorno a meno 100 gradi centigradi ed era ancora più fredda sotto la superficie. Pensando al freddo, era preoccupata per Filè, che ormai dormiva da vari mesi. E infine lei non sapeva nemmeno dove fosse atterrato esattamente e si chiedeva se lì ci fosse luce solare sufficiente per ricaricare le sue batterie. Poi, un sabato di giugno del 2015, ricevette una telefonata. Era Filè, era sveglio. Lo disse subito a tutti sulla Terra. Rosetta voleva raccontare a Filè tutto quello che era accaduto prima del suo risveglio e le tante cose interessanti che aveva imparato sulla cometa, ma la linea non era molto buona.
Questo era molto frustrante e Rosetta fu costretta a spostarsi in vari luoghi alla ricerca di un collegamento migliore. Philae sperava di poter essere presto in grado di fare nuovi esperimenti sulla superficie della cometa, mentre Rosetta continuava a studiarla da lontano. Quando la cometa raggiunse il punto più vicino al Sole, il 13 agosto, Rosetta e Philae erano molto felici di poter assistere a questo evento eccezionale. Rosetta osservò che dalla superficie della cometa fuoriuscivano quantità sempre maggiori di gas e polvere. In quella fase dovette tenersi a distanza di sicurezza perché la cometa era molto attiva e l'ambiente circostante era pieno di polvere. Rosetta sapeva che anche gli astronomi sulla Terra stavano osservando la cometa e lei si divertiva a guardare le immagini che mostravano come appariva da lontano. In questo modo era riuscita a capire quanto fosse grande la coda della cometa, oltre 10 milioni di chilometri. Rosetta stessa aveva esplorato una parte della coda facendo escursioni che l'avevano portata a oltre 1000 chilometri di distanza dal nucleo. Lì aveva studiato l'effetto che il flusso di particelle cariche provenienti dal Sole aveva sulla cometa. Anche se Rosetta era lontana, pensava spesso a Philae che non aveva più sentito da prima che arrivassero al punto più vicino al Sole. Sperava che anche lui avesse potuto ammirare la vista della cometa nella sua fase più attiva. In seguito, mentre ritornavano verso la parte esterna del Sistema Solare, l'attività della cometa si era ridotta e finalmente Rosetta aveva potuto riavvicinarsi senza pericolo. Ogni volta che passava vicino alla posizione di Philae, restava in ascolto in caso le avesse inviato dei segnali. Voleva raccontargli le incredibili scoperte che gli scienziati sulla Terra avevano fatto usando i dati che lui aveva raccolto direttamente sulla cometa. Avevano scoperto che la superficie era molto più dura di quanto credessero e che la cometa conteneva molti ingredienti diversi. Tra questi c'erano alcune molecole complesse che potrebbero essere tra i principali elementi costitutivi della vita come la conosciamo sulla Terra. Anche se Rosetta non poteva vedere né sentire Philae, cercò di mettersi in contatto con lui nel caso fosse in ascolto. Purtroppo, però, sembrava proprio che non ci riuscisse a stabilire un collegamento. Forse Philae era caduto in un sonno profondo o forse la sua radio si era rotta. In ogni caso, Rosetta era molto fiera di lui. In fondo aveva portato a termine tantissimi dei suoi compiti importanti sulla cometa ed era comprensibile che fosse stanco. Anche Rosetta, da parte sua, aveva fatto molte scoperte entusiasmanti. Aveva trovato delle chiazze di acqua ghiacciata sulla superficie della cometa e aveva visto che il ghiaccio, riscaldato dalla luce del sole durante il giorno, si trasformava in gas e si allontanava dalla cometa e che ogni notte si riformava nuovo ghiaccio. Oltre all'acqua, Rosetta aveva trovato molte altre molecole studiando l'atmosfera della cometa, compresa una gran quantità di ossigeno. Gli scienziati erano rimasti molto sorpresi di trovarne così tanto. Pensavano che la maggior parte dell'ossigeno avrebbe reagito con altri atomi. Ma forse era rimasto intrappolato nel ghiaccio durante la formazione della cometa 4,6 miliardi di anni fa. Gli scienziati erano entusiasmati da quello che questa scoperta avrebbe rivelato sulla storia del Sistema Solare. Osservando attentamente le immagini riprese da Rosetta, iniziarono a comprendere come mai la cometa avesse quella forma curiosa. Probabilmente era accaduto durante uno scontro lento tra due comete più piccole, vari miliardi di anni fa. Un'altra domanda che gli scienziati si ponevano da molto tempo era come apparisse la cometa dall'interno. Per scoprirlo, avevano studiato le onde radio che Rosetta e Philae si erano inviati attraverso la cometa. Avevano anche misurato piccoli cambiamenti nei segnali che Rosetta rinviava sulla Terra mentre volava intorno alla cometa e veniva pian piano trascinata dalla sua gravità. Questi esperimenti avevano mostrato che la cometa non nascondeva grotte sotterranee più grandi di un centinaio di metri. In realtà il suo interno era un miscuglio di granelli di polvere e ghiaccio poco compressi. Sotto la sua crosta dura, la cometa aveva una consistenza soffice. Gli scienziati intuirono anche che le comete sono fatte dei residui di polvere e ghiaccio rimasti dopo la formazione dei pianeti e che perciò contengono alcuni dei materiali più antichi e meglio conservati risalenti alla nascita del nostro sistema solare.
Ma Rosetta aveva fatto delle scoperte ancora più interessanti sulla cometa. Aveva trovato alcuni degli ingredienti fondamentali per l'origine della vita sulla Terra. Forse le comete avevano addirittura contribuito a seminare questi importanti ingredienti sulla Terra quando il nostro pianeta era ancora molto giovane. Gli scienziati sarebbero sicuramente rimasti occupati per decenni ad analizzare le scoperte di Rosetta. La sua missione era stata un enorme successo. Dopo una lunga ricerca, era anche riuscita a trovare lo strano posto in cui era finito Philae, che ormai dormiva in un angolo buio della cometa. Ma ora, di nuovo lontana dal Sole, Rosetta non riusciva a generare molta energia e presto non ne avrebbe avuta abbastanza per condurre le sue ricerche. Avrebbe potuto rimettersi a dormire subito, ma invece decise di intraprendere un'ultima sfida ambiziosa: seguire le orme di Philae e atterrare sulla cometa. Benché fosse stanca, dopo 12 anni e mezzo in viaggio nello spazio, Rosetta era anche molto emozionata per i suoi ultimi compiti. Era finalmente arrivato il momento di vedere da vicino alcuni dei luoghi sorprendenti che negli ultimi 2 anni aveva osservato solo da lontano e di assaggiare i gas della cometa più vicino di quanto avesse mai osato fare prima. Non sarebbe stato facile, ma gli esperti a casa avevano già escogitato tutto e fissato una data. Rosetta avrebbe puntato ad un posto molto interessante sulla testa della cometa. Giunta sulla superficie della cometa, non sarebbe più stata in grado di comunicare con la Terra. Dopotutto, non era stata progettata per atterrare. Per questo, avrebbe dovuto trasmettere le ultime immagini e i dati il più rapidamente possibile, prima del saluto finale. Anche se il suo incredibile viaggio era quasi concluso, sapeva che, proprio come le altre sonde che avevano esplorato comete prima di lei, l'eredità della sua straordinaria missione avrebbe continuato a vivere per sempre. Si sentiva fortunata ad aver avuto così tanti amici. Sperava che avrebbero continuato a pensare a lei e a Philae di tanto in tanto. Finalmente, dopo 786 giorni trascorsi vicino alla cometa, era arrivato l'ultimo giorno della sua straordinaria avventura. Il 30 settembre 2016, Rosetta iniziò la sua discesa sulla superficie della cometa. Durante il tragitto fece misurazioni senza eguali e scattò molte foto ravvicinate di quello spettacolo meraviglioso, pensando a tutte le scoperte scientifiche che ne sarebbero seguite, ed infine si posò sulla cometa per il meritato riposo. Così si conclude la fantastica avventura dei nostri due straordinari esploratori, Rosetta e Philae, sulla cometa 67P. Addio, cari amici. Li abbiamo trovati.